Cara Sabrina, oggi prenderemo un caffè. Solitamente abbiamo ospitato musicisti, cantanti. Oggi invece ci interessiamo ad un romanzo, una notizia che è arrivata in redazione. Io ho avuto il piacere di leggere la recensione e mi è piaciuto subito. Abbiamo deciso di invitare il nostro Maurizio Schettino. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'ospitalità. Speaker radiofonico, conduttore, hai all'attivo anche 3 cortometraggi, ne parleremo dopo. Ma oggi ci presenti Gli occhi lucidi, il tuo romanzo, sì, edito da Print Art Edizioni. Sì. Vediamo anche la copertina. Marco, il protagonista di questo romanzo, alle prese con una quotidianità difficile, un lavoro mal pagato, ma anche con un disagio verso questa generazione, probabilmente sono coetanei, che magari è più legata a cose un po' più futili come lo sballo piuttosto che il divertimento. Sì, sostanzialmente si lega anche a quello che viviamo, insomma, quotidianamente, giorno dopo giorno. Purtroppo i fatti lo dimostrano, i fatti di cronaca dimostrano quelli che sono i dati riguardanti il precariato giovanile. Il precariato giovanile è il tema centrale di questo romanzo, che si lega ad un cortometraggio. A proposito dei cortometraggi che ho prodotto, il terzo, tra l'altro uscito lo scorso anno più o meno in questo periodo, dal titolo sempre Gli occhi lucidi. È il precariato generazionale, la difficoltà di trovare lavoro o comunque di raggiungere i propri sogni, le proprie ambizioni, e doversi arrangiare, come fa appunto il protagonista Marco, facendo più cose, cose che purtroppo però non soddisfano le sue esigenze, i suoi bisogni, e non corrispondono nemmeno a ciò che ha fatto, ecco, a livello universitario, a livello scolastico. Quindi fare più cose, accontentare anche i genitori che lo vorrebbero sistemato con il cosiddetto posto fisso, e non fare ciò che lui fa sostanzialmente anche per gioco, anche per hobby, ovvero trasmettere in radio, perché il suo sogno è quello di trasmettere in un importante network radiofonico. Gliel'hanno detto gli esperti del settore, i consigli che gli hanno dato, lui li segue puntualmente, però nello stesso tempo, come dicevo, accontenta i genitori lavorando al mattino in un panificio, quindi dispensando consegne da una parte all'altra, e poi in serata è in un locale come cameriere. Una cosa che però, ecco, lo fa stressare terribilmente, certo, lo porta ad un disagio sociale, si confida con i suoi amici, e poi entra in gioco anche l'aspetto sentimentale, l'amore, che forse potrebbe essere la soluzione a questi problemi, però magari i lettori poi saranno loro a scoprire, certo, come e in che modo si risolverà la situazione. Il titolo poi che hai scelto, Gli occhi lucidi, è un titolo che mi ha colpito particolarmente, perché è un'emozione particolare l'occhio lucido in una persona. Sì, sì, diciamo che dipende anche dalle situazioni, dai contesti. Si può avere, ecco, gli occhi lucidi, si può trasmettere questa emozione da un punto di vista proprio facciale, con il viso, nel momento in cui si sta dinanzi ad una persona che si ama, come nel caso appunto poi dei due protagonisti, Marco e Sara. La ragazza che vive una situazione sentimentale perché già è fidanzata, però con Marco si crea un legame particolare di profonda amicizia, anzi oltre l'amicizia, manca poco per fidanzarsi, però come dicevo c'è il terzo incomodo, quindi è fidanzata e diventa difficile relazionarsi. Però c'è proprio una scena, è una scena che, ecco, possiamo immaginare, descritta nel romanzo, in cui tra i due ci sono gli occhi lucidi. Però gli occhi lucidi possono essere anche quelli dovuti ad un fatto spiacevole che, certo, capita, e quindi solamente poi con gli occhi lucidi, dopo che è successo quel fatto spiacevole, riflettiamo e quindi pensiamo che magari quella cosa, quell'episodio si poteva in qualche modo evitare. Io pensavo anche che fosse anche un po' da filo conduttore, no? Prendiamo il protagonista, il lavoro, accontentare, sì, i genitori, la storia d'amore a quanto pare difficile da quella che, sì, che dice almeno inizialmente, e questi occhi lucidi che poi escono fuori ogni qualvolta si, sì, va, sì, sì. Ma è un po' autobiografica questa, ci, cosa? Ci sono dei riferimenti, no? Sì, ci sono dei riferimenti biografici, l'ho scritto tra l'altro in un periodo in cui sentimentalmente, posso dirlo a cuore aperto, vivevo una situazione difficile, quindi sai, quelle situazioni in cui... Quali sono i momenti migliori esatto, per poter... i momenti migliori in cui sfoghi, ecco, ti esprimi con la scrittura. Ero in treno, ero reduce da una situazione sentimentale particolare che poi è un po' simile a quella descritta nel romanzo. In treno, così di getto, ho cominciato a scrivere in maniera così incessante e costante, sino poi a poterlo pubblicare. Ringrazio ancora Print Art Edizioni di Massimo Boccia di Nocera Superiore per avermi dato questa possibilità. Quindi all'epoca vivevi questa situazione, sì, sentimentale, quindi signori, domanda gossip, è arrivato il, ecco, momento, ora sei fidanzato? Ora no, sono in cerca, ah, okay. Però fortunatamente non vivo quella situazione molto molto difficile. Senti, che ho dovuto sopportare. E qual è la parte di questo libro che più ti ha emozionato e quindi ti ha creato difficoltà?
nello scriverlo, nella scrivere, nel raccontarlo? Essendo biografico, comunque essendoci elementi biografici, diventa sempre difficile non solo scrivere ma anche parlarne, perché poi non amo tanto parlare di me in alcuni casi, nonostante ecco l'esperienza nella comunicazione, come dicevi, a cui facevi riferimento, che ho tuttora. Però anche l'aspetto ecco degli occhi lucidi, guardarsi negli occhi, è capitato anche a me, quindi questa cosa rileggendola e immedesimandomi nel protagonista Marco, la vivo di nuovo, perché sono certo. situazioni proprio specifiche che descrivo, che fanno parte del mio vissuto, delle mie esperienze, oltre poi al discorso radiofonico, perché come dicevo lui vuole raggiungere, no, questo obiettivo, questo traguardo di voler trasmettere in un network radiofonico, e sono delle ambizioni che tuttora vivo avendo maturato esperienze in questo settore. E come mai la citazione, o meglio lo scontro, no, tra questo modo di essere di questa generazione, magari Marco, lavoro, passioni, sacrifici, e dall'altra parte una realtà comune a tanti giovani come lo sballo, la discoteca, le droghe e quant'altro. Come mai hai voluto metterci anche questo? Sì, sono tematiche che ho affrontato e affronto da diversi anni. E da quale parte? Dalla parte di chi osserva questa realtà e ne prende le distanze? O ci sei stato dentro? Le ho vissute, nel senso non abusando di sostanze stupefacenti, però vivendo la generazione moderna, la generazione odierna, i miei coetanei, perché poi all'età di 30 anni, avendo avuto la possibilità di conoscere effettivamente queste problematiche diversi anni fa, le ho sperimentate, le ho raccontate, non solo in questo caso con il romanzo, però anche con la produzione di cortometraggi. Basti pensare alle altre tematiche che ho affrontato, vedi il bullismo ad esempio, oltre a questo precariato generazionale che affronto anche nell'ultimo cortometraggio, gli incidenti stradali, sono temi concatenati perché poi fanno sempre un po' riferimento all'abuso di sostanze stupefacenti, al problema ecco della droga, di questa situazione in cui i giovani sono un po' disorientati, bisogna dire, senza punti di riferimento. Ho realizzato anche progetti all'interno di istituti scolastici, quindi molti mi chiedono come mai un ragazzo della tua età ha deciso di affrontare temi di questo tipo. Esatto. Fortunatamente ho avuto la fortuna, probabilmente proprio per la giovane età, di affrontare questi temi e ad avere anche un bel riscontro, perché poi i ragazzi, magari guardando un loro coetaneo e ponendomi al loro stesso livello, quindi mettendomi anche da un certo punto di vista dalla loro parte, cerco di capire il loro linguaggio, cercando ecco di indirizzarli e metterli sulla strada giusta. Bene. Senti, mi parlavi di cortometraggi, delle tue esperienze in radio, e oltre il Maurizio Scrittore, raccontaci anche di tutti questi altri progetti. Sicuramente i progetti si legano anche un po' a quelli che sono stati i miei studi universitari, essendomi laureato in scienze dello spettacolo e della produzione multimediale presso l'Università di Salerno, ho messo insomma in essere, in pratica, quelle che sono le mie predilezioni, quindi in campo artistico per quanto riguarda la produzione di cortometraggi, da me prodotti oltre ad averli scritti, no, in veste di sceneggiatore e di regia, oltre ovviamente al supporto tecnico di ragazzi che allo stesso modo hanno condotto studi proprio per quanto riguarda l'aspetto ecco registico della sceneggiatura e quant'altro. Poi ecco il discorso radiofonico, che sicuramente possiamo intenderla come la mia prima passione, che tuttora ho, quindi la fortuna di aver trasmesso in diversi emittenti anche della Campania ma anche al nord, mi ha dato la possibilità proprio di approcciarmi e quindi avere l'opportunità di trasmettere, no, determinati messaggi mediante anche questi canali e anche tramite testate giornalistiche per le quali collaboro, quindi cerco di adoperare, di utilizzare il sociale, di affrontare questi temi anche servendomi, no, delle passioni che tuttora coltivo e frequento. Certo, e invece progetti futuri? Ma sicuramente molti mi stanno chiedendo... Il tuo sogno nel cassetto, va? Ma... sicuramente quello di Marco, questo per dirvi, la passione ovviamente è quella di poter ambire a posti di rilievo, però nello stesso tempo rendendomi conto anche della realtà di oggigiorno, che non è difficile, e anche lo stesso Marco poi se ne rende conto nel romanzo. Quindi sì, sicuramente il sogno di continuare a fare radio con tanta passione, con tanta voglia, con tanta grinta e determinazione, che fortunatamente non mi manca, e alcuni mi stanno dicendo il prossimo romanzo quando lo scrivi, perché devo dire sono molto contento perché i primi lettori stanno esprimendo un favorevole consenso con diverse recensioni che mi stanno pubblicando anche sulla pagina Facebook del romanzo Gli occhi lucidi, quindi devo dire mi fa piacere. Poi siamo in fase organizzativa per le prossime presentazioni, ce n'è una il 1° dicembre a Pagani, insomma anche qui a Napoli sicuramente ce ne sarà più di una,
quindi vediamo come va. E ce quindi c'è una pagina del libro Gli occhi lucidi, mentre per i cortometraggi, per vederli? Sì, c'è... allora al momento ci saranno altre proiezioni per quanto riguarda l'ultimo, Gli occhi lucidi, non è ancora possibile vederlo online su YouTube, mentre se volete vedere quello sugli incidenti stradali si chiama L'attimo ed è disponibile su YouTube, quindi chiunque può vederlo. Hai anche una tua pagina? No, c'è il profilo Facebook privato. Lo possiamo... E da questo libro cosa ti aspetti? Mi aspetto veramente tante belle soddisfazioni perché ci ho messo tanto impegno, è dedicato a mio fratello, scomparso 3 anni fa, guarda caso prima che succedesse questo fattaccio privato che mi riguarda avevo dato il titolo a questa, ecco, a proposito della domanda che mi facevi prima, quando gli occhi lucidi, in che momento, in quale situazione possono avere una loro efficacia, anche in questa situazione, guarda caso prima che succedesse, che l'ho cominciato a scrivere ad aprile, a luglio è successo un episodio spiacevole riguardante mio fratello, quindi sicuramente tante soddisfazioni come quelle che mi stanno arrivando e dicevo in questi giorni dopo la lettura del romanzo da parte di tante persone. Lasciasi con un motivo per acquistare e leggere questo libro. Siamo in prossimità delle festività natalizie, quindi solitamente si regalano libri, continuiamo a leggere, promuoviamo la cultura, se poi la cultura si lega al sociale, come in questo caso, non è una classica storia, ci tengo a sottolinearlo, l'ho detto anche in altre occasioni, fa anche riflettere, quindi spinge alla riflessione proprio perché affronta queste tematiche giovanili, quindi credo sia un'occasione in più. Noi, Maurizio, abbiamo un'usanza qui, la rubrica si chiama Un caffè con. Sì. Noi prendiamo, facciamo un brindisi con il caffè. Grazie. Perché porta bene. Grazie mille. Ti assicuro che chi è venuto qua ha fatto sto brindisi. Grazie. Quindi ci spostiamo dall'altra parte del palco. Vieni. Sì. E ci prendiamo questo gustoso caffè perché, anche se loro dicono di non dirlo, vieni da questa parte, io ti assicuro che è molto buono. Poi è molto caldo, quindi attenzione. Infatti, volevano già offrire, ma facciamo sto brindisi. Grazie. Io ogni domenica è questo che signori mi cari, gli occhi lucidi. Sì. Io lo leggerò e ti darò il mio parere. Mi ha incuriosito molto la recensione, per questo ti ho voluto fortemente grazie, qui. Grazie mille, davvero di cuore a tutto lo staff di Domenica sulla Luna. Mi ha fatto molto piacere. Grazie mille a Maurizio Schettino e la